Buonasera a tutti, benvenuti in questa serata calda di giugno. Un po' eccessivo il caldo di stasera, però è anche gradevole. E innanzitutto voglio ringraziare il sindaco Angelo Radica che ci ha permesso di realizzare questa serata, che è la prima di una serie di incontri che faremo tutti dedicati all'ambiente. Il tema principale della serata sarà il centro Oli. A che punto siamo? Se avete visto i volantini, c'è un sottotitolo, è bene riparlarne. Perché è bene riparlarne? Perché la minaccia è ancora presente. Quindi durante questa serata cercheremo di ripercorrere un po' tutta la storia, come a che punto siamo proprio oggi, cosa possiamo fare per proteggere ancora il nostro territorio. Passo subito la parola al sindaco per un saluto e poi vi presenterò tutti i relatori. Grazie. Io voglio iniziare con una battuta, non è che io ho permesso, l'ho fatto molto volentieri a organizzare questo incontro. Noi viviamo, e questo mi è molto ben presente, ancora una luna di miele, no? Perché oggi è il 23 più 12, a me piacciono un po' i numeri, più oggi che giorno è? 21. Oggi è il 45esimo giorno di amministrazione e quindi, come si dice, si è pienamente nella luna di miele. E ci rendiamo conto che il cammino è molto in salita. Infatti io plasticamente noi ci siamo messi giù, perché sappiamo che il cammino che dobbiamo fare in questi 5 anni è in salita e speriamo che per i cittadini di Tollo sia in discesa invece. Perché oggi fare questo incontro e parlare di questo tema? Innanzitutto invito il professor Di Salvatore a sedersi qui insieme a noi, è uno dei relatori cardine, diciamo, dell'iniziativa di questa sera. Perché dialogare di centro Oli di petrolio? Io penso che per due motivi fondamentali. Il primo è perché la strategia che illumina, che orienta la nostra amministrazione è quella di valorizzare le ricchezze del territorio, valorizzare ciò che di buono questo paese ha. Nello stesso tempo e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Noi, perdonatemi se parlo ancora di campagna elettorale, ma noi abbiamo dedicato uno dei temi sia di confronto, di discussione che di contenuti programmatici, l'abbiamo sviluppato come qualità della vita. E quindi oggi vogliamo trattare questo tema perché è un tema che qualifica il nostro operare quotidiano. Secondo, perché noi vogliamo realizzare dei momenti di confronto, dei momenti di crescita e di discussione quotidiana su alcuni temi. Perché il vizio italiano è che ci occupiamo dei problemi un minuto dopo che accadono. Cioè un tema fino a poco tempo, fino al minuto prima, è stato di completo interesse di tutti. Succede sfortunatamente una disgrazia, una minaccia, allora tutti quanti a spiegarci cosa bisognava fare. E allora io credo che noi dobbiamo invece invertire un po' questo pensiero dominante, cioè dobbiamo occuparci quotidianamente dei problemi che possono affliggere le nostre comunità. E io parlo, siccome non sono megalomane, parlo della mia comunità, delle mie 4.300, non vorrei essere blasfemo, anime che sono qui a Tollo. E quindi perché parlare di questo tema? Perché sono temi che caratterizzano il nostro modo di essere e vogliono caratterizzare anche il nostro approccio, che credo debba essere preventivo. Perché, perdonatemi questa battuta, io posso essere equiparato ad un economista, cioè che economista significa quelli che studiano l'economia. Ma se leggete gli economisti, sono quelli che un minuto dopo ci spiegano perché c'è stata la crisi. Un caso eclatante, l'ex ministro del tesoro, dell'economia, Tremonti, che ha spiegato cosa bisognava fare nei 10 anni precedenti, come se questo signore stava
a Marte, no, lo dico non, per, non perché l'avrei detto anche io, l'avrei detto di qualsiasi altro ministro, non per parlare. Allora noi credo che l'approccio debba essere a tutti i temi, ai temi che toccano il nostro territorio, che aggrediscono il nostro territorio, che possono danneggiare il nostro territorio, deve essere preventivo. L'ultima cosa che dico, questo volantino è come una sceneggiata a puntate. Vedete, oggi c'è scritto primo, perché ce ne sarà un secondo, ce ne sarà un terzo, ce ne sarà un quarto. Preannuncio solo che il prossimo tema riguarderà i rifiuti, che è la vera minaccia che può, il vero pericolo, diciamo, emergenziale di questa provincia. Fra un po' esploderà questo tema. Noi siamo un comune che da poco fa la raccolta differenziata, no, la raccolta porta a porta differenziata da un po' di tempo, e su questo tema noi vogliamo ragionare per ottimizzare quello che c'è e per ampliare la funzionalità dei servizi attualmente erogati. Quindi io mi fermo qui, credo che di essere andato molto al di là di un saluto, però volevo spiegare e volevo caratterizzare, anche dare un'interpretazione al tema di questa serata, che è un tema che potrebbe anche sembrare, in momenti di calma piatta, potrebbe sembrare un tema un po', voglio dire, fuori tema, cioè un tema strambo. Diciamo, ma perché mai questi se ne mettono a parlare di Centrooli? Ecco, questo era il tema. Bene, io mi fermo qui, vi ringrazio molto per la partecipazione, do il benvenuto a alcuni diciamo non tollesi che sono venuti ad ascoltarci, sono venuti a Tollo, e spero che ci ritorneranno anche nei prossimi appuntamenti, perché noi abbiamo approntato un tema, abbiamo approntato un calendario di iniziative abbastanza ricco. Quindi se la sera volete trascorrere una serata piacevole, leggete sui giornali cosa si fa a Tollo, perché qualcosa ci sarà. Grazie. Grazie Angelo. Adesso abbiamo un piccolo fuori programma, però molto piacevole. Invito il dottor Giustino Guai, che oltre ad essere un medico ha scritto una poesia sugli effetti che può avere un Centrooli sulla salute delle persone. Questa sera non tratteremo l'aspetto medico di questa minaccia, però ci piaceva comunque farlo attraverso questa poesia. La invito, prego. Buonasera. Leggerò una poesia ispirata da una storia vera. Si intitola Lupe Troie. Quando s'ava appurato che ecco Lupe Troie avevano trovato, t'ava venuta la contentezza. Pensava che arrivava la ricchezza. E se cacchedone era contrario, te ce veniva tanta rai. Ma mo, che nucco di tempo passato, ti rendi conto che hai sbagliato, che t'hanno imbrugliato, che t'hanno sotterrato. Astate la bramosia delle potente, la corruzione di chi ci rappresenta, e mo l'aria sanguinata, la natura s'avvelenata, la gente s'intossicata, s'ammalata. Lupe Troie sappiate lo bene più prezioso, più di tutte cose, la salute. E mo, per tanta gente, tutto è perduto. Lo petrolio è veleno, piano piano ti penetra dentro alle vene, ti si impadronisce e ti finisce. E mo, dentro all'ospedale, mentre ti si sta a mangiare lo male, le responsabili non ci stanno più in misura. E se stanno lontane a contare milioni, e tu, tutte svenate, delle tubbe insaccate, sofferente, morente, dentro a suo letto, a ripete, maledette, petrolio maledette. Grazie. Bellissima la poesia, è la prima volta che la sento, ma rende proprio l'idea di quello che può essere una malattia provocata dal petrolio, l'oro nero di questi tempi. Allora, adesso do la parola a
alla persona che mi ha aiutato a organizzare questa serata, che è Gabriele Di Clerico, che è il presidente del comitato No Petrolio. Allora, lui ha preparato delle slide che ripercorreranno un po' tutte le attività che ha fatto il comitato No Petroli per difendere il nostro territorio. Grazie Gabriele. Grazie a voi dell'invito. Diciamo che l'amministrazione comunale ha voluto che noi partecipassimo per fare questo excursus su questa storia del Centro Oli e diciamo sono riuscito a mettere su alcune slide che possano dimostrare quello che è stato fatto negli ultimi 5 anni, dal 2007. Certamente quello che vedrete stasera non è tutto quello che abbiamo fatto, è circa il 10% di quello che abbiamo fatto, ma abbiamo messo soltanto i punti salienti perché sarebbe stato molto, ma molto più lungo. Bene, andiamo avanti. Che cos'è il Comitato No Petrolio? Il Comitato No Petrolio è un comitato, questi sono i membri, è fatto a 3 cerchi. Nel primo cerchio c'è il CDA, che è il Consiglio di Amministrazione, e il direttivo, che è fatto da Valeria Franchi, che è di Arielli, Silvana Eccos, che è di Canosa, Giusto Di Fabio ed io. E il secondo anello, invece, che non è qui specificato, sono altre 11 persone che partecipano alle riunioni. E poi c'è la mailing list di alcune centinaia di messaggi ed sms che sono collegati anche su Facebook a questo comitato. Prego. Che cos'è un Centro Oli? Centro Oli, questa è una fotografia fatta da Viggiano, in provincia di Potenza, in Basilicata, e l'unica differenza che c'è con il Centro Oli, che doveva sorgere a Contrada Feudo, e che questo qui è di 15 ettari, invece il nostro doveva essere di 12 ettari. Un'altra foto di una raffineria, andiamo avanti. Dove volevano farlo, dove vogliono farlo, ancora in Contrada Feudo, questa è una foto del luogo, tra vigne e olivi. E quali sono i rischi? Noi abbiamo dovuto per forza mettere schematicamente quali sono i rischi, perché non è nostra competenza. Abbiamo detto soltanto che ci sono 3 tipi di rischio, che è salute, economia ed ambiente, quindi l'aumento delle patologie tumorali, per l'economia danni ad agricoltura, pesca e turismo, per l'ambiente ci sono dei danni irreversibili, sia alle falde acquifere che nello smaltimento dei residui di lavorazione. C'è un esempio che ho voluto mettere, che per esempio sul progetto del Centro Oli fatto dalla Proger S.P.A. c'è scritto che le acque pluviali del piazzale dei 12 ettari confluiscono senza depurazione nel torrente Iomer. La foce del torrente Iomer è circa 1 chilometro dal riccio. Andiamo avanti. Quanti posti di lavoro dà il Centro Oli? Questi sono dati dell'ENI, dichiarati al forum tenutosi all'Università d'Annunzio. Abbiamo voluto mettere anche l'orario, perché questa è la prima volta che l'ENI ci ha incontrato, è la prima volta, e qui sono state dette queste cose, cioè che per la costruzione, questi sono dati ENI, per la costruzione loro dicono 300 persone circa per 2 anni e a regime, cioè in funzione, 25-30 posti di manodopera specializzata. Andiamo avanti. Invece le occupazioni in agricoltura in Abruzzo, questi sono dati dell'Istat, gli agriturismi in provincia di Chieti sono per esempio 147, in Abruzzo il totale sono circa 600, le aziende vitivinicole sono 20.000, in Abruzzo 34.000, ma le totali in Abruzzo sono 68.000. Perché facciamo il confronto tra posti di lavoro dell'ENI e posto di lavoro dell'agricoltura? Abbiamo preso soltanto l'agricoltura. Perché l'Abruzzo, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, ha un vitigno in cui è insita la parola Abruzzo dentro il nome. Quindi nel caso di un incidente petrolifero, la parola Abruzzo andrebbe sui giornali, e quindi la parola Abruzzo però è scritta anche sulla bottiglia, e siccome se ne produce circa 1 milione di ettolitri, questo vino verrebbe fortemente danneggiato da un incidente, se dovesse accadere un incidente petrolifero. Ci sono altre regioni, per esempio come il Piemonte, dove c'è il Barolo, nel Barolo non c'è la parola Piemonte e quindi le cose sarebbero diverse. Prego. C'è un'altra diceria, in genere i petrolieri dicono ma non soltanto noi inquiniamo, inquina anche l'agricoltura, ma in Abruzzo abbiamo anche una realtà di agricoltura biologica
Ci sono circa 1360 aziende che coltivano con il metodo dell'agricoltura biologica. Per esempio, la cantina Tollo ha circa l'8% di produzione dell'agricoltura biologica, la cantina di Orsogna il 70% e addirittura l'11% di agricoltura biodinamica, che è ancora più selettiva per quanto riguarda i residui di fitofarmaci. Chi ha iniziato a combattere per non farlo costruire? Ecco, questa è una slide molto importante, perché nel 2007 noi ci siamo costituiti, io, Giusto Di Fabio, Luigi Tiberio, Pietro Palma e Carlo Verna. Siamo andati proprio davanti al notaio. La Costituzione l'abbiamo fatta il primo agosto 2007. Poi questo comitato nel 2007, quando allora nessuno sapeva cosa fosse un centrolio, ma quindi una raffineria, ha coinvolto le province di Chieti, Pescara e Terni. Dire le province significa che ogni singola provincia ha deliberato contro il centro-oli, cioè c'è una delibera o di consiglio o di giunta. 53 comuni abruzzesi hanno deliberato o di consiglio di giunta le cantine sociali. Abbiamo fatto, per esempio, con il ricorso al TAR, Radio Vandum, hanno partecipato 34 cantine sociali. E la CEAM, che è la cosa più importante, che è la Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise, che allora era presieduta dal Monsignor Carlo Ghidelli, che adesso non c'è più qui, è tornato in Lombardia. E il presidente della CEAM era Monsignor Carlo Ghidelli, vescovo di Lanciano Ortona. Dico che è importante perché Monsignor Ghidelli era il presidente di questa CEAM, che era composta da 11 vescovi di Abruzzi e Molise. Questi sono alcuni enti o associazioni, non li abbiamo messi tutti, sono i loghi, così sono facilmente riconoscibili. Ognuno di questi loghi, ognuno di queste associazioni ha deliberato contro il centro-oli. Quali sono stati i momenti clou della battaglia? Beh, questa, qui ecco, vi dicevo prima, abbiamo adoperato il 10% delle notizie, perché ne sono veramente tante. Abbiamo messo, per esempio, all'inizio. Già questo, per esempio, non è il primo, perché abbiamo fatto con 250 persone il 12 di luglio del 2007, ci siamo visti all'Hotel Verna e abbiamo fatto già una prima manifestazione. Pensate, nel 12 luglio del 2007, quando proprio nessuno sapeva, neanche noi, andavamo un po' su Google Earth, andavamo un po' su internet per vedere gli statuti degli altri comitati, per vedere cosa fosse un centro oli. Poi il 23 settembre, grazie anche ai nostri presidenti delle cantine, che hanno fatto portare i trattori ad Ortona. Qui non si vedono i trattori, ma se vedete lungo il corso di Ortona ci abbiamo messo qualcosa come 50 trattori, qui non si vedono, stanno un po' più su, e c'erano circa 2500 partecipanti. Il 4 di ottobre, questo è un ordine cronologico degli eventi, il 4 di ottobre abbiamo vissuto una giornata bruttissima, ma proprio molto brutta, perché abbiamo fatto un sit-in al comune di Ortona e quel giorno, se il comune di Ortona, capeggiato allora dall'allora sindaco Fratino, se avesse voluto, avrebbe potuto dire no alla variante al PRG, al piano regolatore generale, che era l'ultimo anello della conferenza dei servizi, cioè la conferenza dei servizi, che è l'insieme di tutti i pareri per costruire questa raffineria, aveva bisogno di questa variante. Quindi il comune poteva non deliberare di fare la variante da agricola a industriale, e quindi quella procedura sarebbe stata nulla. E invece no, hanno detto sì, hanno fatto la variante. Poi a settembre-ottobre 2007 è arrivata Maria Rita d'Orsogna, questa ragazza voi l'avete vista sicuramente nei giornali, nelle televisioni. Abbiamo cominciato a fare i primi collegamenti Skype nell'ottobre, nel novembre 2007. E, che dire di lei? Lei, diciamo, è arrivata molto in alto. Pensate, per esempio, che è stata ricevuta dalla Commissione per l'Ambiente del Senato. Andiamo avanti. Nel novembre 2007 facemmo un collegamento Skype con lei dalla California, perché lei, nonostante ha origini frentane, vive in California, perché è una ricercatrice dell'Università della California, e già quella sera facemmo un contatto, e quella sera a Pescara eravamo in 3.000 e anche sempre con i trattori. Qui non si vede, ma sorvoliamo, andiamo avanti. Poi nel gennaio 2008 arrivò un signore da Roma, Antonello Tiracchia, si presentò, rimase molto turbato da questa raffineria, ci regalò
ci fece un bel regalo, ci regalò un DVD, un suo lavoro, con delle interviste anche di uomini locali, di contadini, di agricoltori, dove in questo video mi ricordo che andammo anche a Falconara a fare delle riprese. In questo video lui dimostrò, diciamo, che cos'era effettivamente gli effetti di un centro oli, e noi lo ringraziamo tantissimo. Il 4 marzo abbiamo fatto questa manifestazione all'Aquila. Voi sapete che il Consiglio regionale ogni anno si riunisce a Pescara d'inverno, cioè, noi siamo andati a fare dei sit-in al Consiglio regionale anche nel gennaio, nel febbraio del 2008, però loro non fecero nessuna legge, nessuna delibera. Poi invece presentammo noi un disegno di legge con l'allora consigliere, anche attuale, Camillo D'Alessandro, e così su un disegno di legge presentato dall'allora consigliere regionale Fabrizio Di Stefano fu approvato un emendamento sostitutivo dal consigliere D'Alessandro che divenne legge. Questo è un giorno memorabile perché riuscimmo, grazie al comune di Pescara, alle cantine, a portare 3.500 persone all'Aquila, anche tutti gli studenti di Lanciano, prego. Il 31 marzo 2008 abbiamo portato il ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio. Dobbiamo ringraziare Walter Caporale, il quale ci fece questo regalo, anche se il governo Prodi era in declino, però questa notizia fece molta eco nei media e noi portammo un ministro proprio sul sito, questo è proprio sul sito del Centro Oli. Il 25 luglio 2008 la CEAM ci regalò questo documento, che poi ne parlerà Don Roberto. E questo documento è stato pubblicato, poi il documento di contrarietà della Monsignor Ghidelli della CEAM fu pubblicato su una rivista vaticana il 1 settembre, che è la giornata della salvaguardia del creato per la Chiesa. Il 7 dicembre 2008 Giusto Di Fabio fu chiamato da un certo Peppino De Dominicis, che è il segretario di Chiodi, di andare a Piazza Salotto, ed era quel giorno che Berlusconi aveva fatto quella corsa lungo Corso Umberto, e Chiodi presentò Berlusconi al nostro presidente, che era Giusto Di Fabio, e quel giorno lui, Berlusconi, fece quella dichiarazione poi sul centro dei giornali del giorno successivo, in cui lui: io sono contro il centro oli perché l'Abruzzo è troppo bello. L'8 dicembre, il giorno successivo, portammo 6 candidati alla presidenza regionale all'Hotel Moreno. Mancò Chiodi, però la mattina io andai ad Ari a fargli un'intervista, e poi, se vedete sulla sinistra, c'è un video, mostrammo l'intervista di Chiodi, quindi complessivamente tutti e 6 i candidati alla presidenza regionale. Nel gennaio 2009 arriverò un cantante, che è Claudio Di Toro. Io non so se è venuto stasera, non c'è, mi aveva promesso che sarebbe venuto. Arriva questo canale, ci regalò una canzone, questo è un gruppo abbastanza famoso in Abruzzo, si chiama Anne Mamè, e niente, ci regalò questa canzone, noi l'abbiamo messa sul nostro sito, che è comitatonopetrolio.it, chi vuole si può scaricarsela. È un rap che parla, come si chiama, la ballata di rock, che dice: sta buono rock, sta buono tutta la rock, inteso come Leni, diciamo. Nel 2009 molti giovani spingono per la formazione di un nuovo comitato, da Natura Verde a Comitato No Petrolio, anche perché questo comitato Natura Verde era molte volte era riconducibile al Partito dei Verdi. Formammo quest'altro comitato che era per l'obiettivo di lanciare la battaglia contro il centro oli. Una delle prime manifestazioni che abbiamo fatto, vai avanti. Vabbè, questi sono sui giornali quando ci siamo costituiti, andiamo avanti, il centro. Questo è il 16 marzo del 2010, abbiamo fatto una manifestazione a Canosa. C'erano circa 300 persone più autorità. Se vedete c'è Nazario Pagano, c'è Di Giuseppe Antonio, eccetera. Andiamo avanti. Abbiamo fatto 2 cene, questa da Agriverde e qui un'altra la dimora di Bacco, in cui abbiamo invitato delle autorità per parlare sempre di centro oli. Andiamo avanti. Ecco, una cosa importante invece è arrivata il 30 maggio a Lanciano. Il 30 maggio a Lanciano ci chiama Nuovo Senso Civico, saluto il presidente Alessandro Lanci, che farei un applauso, sta qui stasera. Ci chiama Nuovo Senso Civico se vogliamo collaborare per una manifestazione. Abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto moltissime riunioni. Se noi ne abbiamo fatte 10, loro hanno fatto 100 di riunioni. Era un esercito incredibile di associazioni che partecipava. Purtroppo quel giorno piove, vai avanti. Quel giorno, anche se pioveva, abbiamo portato, ma non noi, Nuovo Senso Civico, noi abbiamo fatto una piccola parte, ha portato a Lanciano quasi 10.000 persone, e nonostante il tempo era inclemente. E vai avanti. Sì, queste altre foto, questa è una manifestazione, queste ancora arrivano tutti, questo era l'arrivo, questo era il palco. Andiamo avanti.
Nuovo Senso Civico ha fatto anche un'altra cosa che è degna di nota, fa parte sempre di quel 10% delle cose che abbiamo fatto. E insieme ad altri comitati ha raccolto in 2 anni circa 51.000 firme. E siccome questo documento è stato inviato ai vari enti statali ed europei, la Commissione europea ha risposto che prenderà in considerazione le istanze presentate. Vedete, questo documento è vero. Questo è andato Alessandro Lanci. Facciamo un applauso un'altra volta a Alessandro Lanci. Questa è la Commissione europea che risponde a Nuovo Senso Civico, cioè la Commissione per le petizioni, di cui la Presidente, che è onorevole Erminia Mazzoni, Presidente, dice che prenderà in considerazione, perché su queste 51.000 firme c'è scritto che bisogna fare, c'è un articolo di legge che si potrebbe fare, tutte le revoche delle concessioni di coltivazione e di estrazione del petrolio in Abruzzo. Prego. Questo è lo stato attuale del sito del centro olio, ormai all'abbandono, ci sono anche focolai di malattia per i vigneti attigui. Questa è un'altra cosa importante, la sorvolerei perché... torna indietro. Questa, non tutti sanno che questo è il sito del centro olio, qui già insiste questa specie di gazebo qui, dove c'è un tubo dentro che viene dalla linea che viene dall'Algeria, quindi l'alimentazione per l'energia del centro olio già è stata fatta dell'alimentazione, quindi ci sono già 2 chilometri di linea già presenti lì. Va bene, oggi c'è ancora il pericolo del centro Oli, sicuramente ne parlerà dopo di me il professor Enzo Di Salvatore, l'abbiamo chiamato apposta per la legislazione attuale sugli idrocarburi. Andiamo avanti. Oggi di chi è la concessione? Molte persone dicono, ma è vero che l'hanno venduta ai russi? No, la concessione, che è di circa 30 km quadrati, è di Adriatica Idrocarburi, via Tamarete Ortone, è una società comunque al 100% dell'ENI. La situazione attuale del piano regolatore, via bene, questo adesso per abbreviare, vi dico che il 20 marzo del 2012 il comune di Ortona con il sindaco Fratino ha fatto un atto che tra l'altro non era dovuto, comunque ha fatto l'adeguamento cartografico tra Mappale e PRG. Era un atto non dovuto, però hanno fatto sì che quel terreno effettivamente diventasse industriale. E hanno fatto anche un'altra cosa: quando il Ministero ha chiesto di perimetrare la costa dei Trabocchi, il parco della costa dei Trabocchi, loro hanno risposto che perimetrano dalla riserva dell'Acqua Bella. Adesso vi spiego perché. Ma oggi c'è un uomo che può scrivere la parola fino al Cetroli? Sì, c'è uno, sai come si chiama? Si chiama Vincenzo Dottani. Perché? Perché quest'uomo, che è il sindaco di Ortona, neoeletto, ha dichiarato in campagna elettorale di essere favorevole affinché il parco della costa dei Trabocchi non parta dalla riserva dell'Acqua Bella così come voleva Fratino, ma lui vuole farlo partire, questo parco, dal fiume Foro, lungo tutta la fascia costiera. In questo caso il centro olio rientrerebbe oppure molto vicino alla fascia costiera, e questo, gli impianti di raffinazione all'interno dei parchi non si possono fare. Quali sono le persone che si sono distinte nel contrasto al centro olio? Io adesso questa slide era un atto per me, è dovuto perché ci sono tante persone che ci hanno aiutato. Io non tutte le ho citate, sicuramente qualcuno ho ringraziato, però qualcuno di queste che adesso vi dirò, ognuna di queste ha avuto proprio un merito specifico. Ve l'elenco, quindi un minuto di pazienza, prego. Alessandro Lanci, Amedeo D'Addario, Tonino Verna, Camillo D'Alessandro, Luigi Palmerio, che è il presidente della cantina di Canosa, Enrico Di Giuseppe Antonio, Dino De Marco, sindaco di Miglianico, Carlo Costantini, Luciano Monticelli, che è sindaco di Pineto, Bruno Evangelista, Maria Rita D'Orsogna, Carmine Rabottini, Luciano D'Alfonso, Giusto Di Fabio, Enrico Graziani, Franco Moroni, Katia Mattioli, Walter Caporale, Maurizio Acerbo, Mauro Di Mauro, vai avanti, Emore Cauti, Davide Colaiezzi, Concetta Palmitesta, Marco Giangrande, Giovanni Della Loggia, Nino Di Buttianico, Tonino Cavuto, Assunta Di Florio, Ivo Lanzillotta, Giustino Guai, Giorgio Rigoni, Rocco Trivarelli, Marina Tiberio, Betti Zannolli, Domenico Cauti, Anna Cauti, Nicola Lorito, Liliana D'Annunzio, Diana D'Orsogna, Lisa Celeste, Mauro Vanno, Nino e Lucio Rosino. E in più ci sta Filomena Verna e Colantuono Aldo Giacomo, il neo presidente di Natura Verde, che è Lino Olivasti. Un applauso. Vai avanti. Un ringraziamento particolare al Giusto Di Fabio e un ringraziamento immenso al neo sindaco che ha voluto questa serata, che è Angelo Radica. E per motivi sicuramente avrò dimenticato qualcuno e ve ne chiedo scusa. Conclusione. Mi piace una famosa frase di Giorgio Gaber, che in una sua famosa canzone ha detto: la libertà non è avere un'opinione, la libertà è partecipazione. Vai avanti. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Gabriele.
È bello vedere come tutte queste associazioni collaborino per difendere il nostro territorio.